già nei giorni scorsi noi che siamo più attenti a questo tipo di informazione avevamo avuto indicazioni a livello nazionale della situazione sfratti, che è drammatica in tutte le parti del nostro paese. E per quello che ci interessava era verificare a Brescia come stava andando la situazione, e in effetti la situazione complessivamente ha avuto un meno 2%, 2,27% fra Brescia e provincia, ma è un dato che non può consolare. Il dato che abbiamo è quello di circa 2.238 sentenze di sfratto nel 2014. Che di fatto rappresentano un indice drammatico, vuol dire che dal 2009, l'anno diciamo più importante per quanto riguarda la crescita degli sfratti, con un aumento rispetto all'anno precedente del 40%, da quell'anno vuol dire che circa 13.000 famiglie residenti a Brescia e provincia hanno subito lo sfratto. Di queste 13.000 famiglie la gran parte è stata letteralmente spattuta via, è stata buttata fuori casa. Perché malgrado il nostro intervento, dei vari comitati che su Brescia sono anche numerosi, il Lago di Garda, la Valcamonica, la città, la provincia, e tutti si danno da fare per dare una mano a queste famiglie, però malgrado il nostro intervento, che è continuo, che è pressante, la maggior parte delle famiglie viene letteralmente spattuta fuori casa con soluzioni che sono quelle della spaccatura della famiglia quando va bene, oppure proprio dell'abbandono della famiglia in qualche sorta di ambito sociale nascosto o addirittura così abbandonato da qualche parte, in macchina piuttosto che da amici, se non addirittura per strada. Il nostro intervento è continuo, ripeto, quasi ogni giorno noi interveniamo nelle diverse parti della provincia, però non è sufficiente a fronte di questi dati che sono davvero drammatici. Quello di lunedì, non vorrei apparire cinico, nemmeno presuntuoso, è uno degli interventi leggeri che facciamo. Ci sono giornate in cui dobbiamo intervenire nell'ambito della provincia, anche con le diverse situazioni che abbiamo, addirittura 4-5 volte in contemporanea. Dalla settimana prossima, ad esempio, il 3 luglio, venerdì 3 luglio, noi abbiamo già in programma una giornata con 4 sfratti articolati sulla provincia. Ed è una situazione che impegna energie, impegna volontari, perché qui nessuno è evidentemente pagato per fare questa cosa, tutti sono volontari che corrono da una casa all'altra per cercare di difendere le famiglie come possono. E si fa questo evidentemente perché la prospettiva è quella di finire a dormire in macchina, di finire magari con i bambini in un asilo sociale, il padre da una parte, la madre dall'altra.